Terme di Carignano sbarcano al Teatro Politeama con la commedia in dialetto fanese intitolata Arginga passa l'acqua, ovvero riandiamo a passare l'acqua. La commedia, firmata Il Guitto in due atti di Stefano Guidi, parla della riapertura delle terme grazie al contributo di un'importante imprenditrice che ha voluto investire su questa struttura con l'obiettivo di offrire molteplici servizi come trattamenti di benessere, massaggi e cure per il corpo. Parla tanto perché aprone e non aprirne mai. A far da padrone durante lo spettacolo bizzarri e singolari personaggi che animano questo centro termale, fiore all'occhiello della città. Ma sacco, ma dietro ancora fede, tu sei il mio ieri, il mio oggi e il mio domani. Cazzo di tre giornate di merda, no? Nella prima parte della commedia sembra andare tutto per il meglio, ma improvvisamente l'atmosfera si tinge di giallo e qualcosa di imprevedibile porta a scompiglio nello stabilimento, ovvero la mancanza di uno degli elementi fondamentali delle terme, che costringerà così gli ospiti ad una divertente odissea nella spa. Soltanto nel finale verranno alla luce i veri responsabili del fatto. Oh Martini, la tette pia l'infarto alla fatica, no? Signora, chi c'è? Un cappello. Carlo, te può servire? Ieri, lunedì 26 febbraio, grande debutto tra risate e divertimento alla presenza di tanti spettatori. Mamma mia! Ma Fiorino, ma dove stai? Si ti passa l'acqua, ho avuto a fare i fanghi! La commedia è veramente bellina! Guarda, io sono città vedo il Guitto, era 3 anni che mi guardavo, ma bravi! Veramente! Come sempre, bravi! Tra che quei del... No, niente. Bravi. Comunque ragazzi, veramente stare tra il pubblico e vedere questa commedia, veramente. Ma gli attori, anche poi. Bravissimi. C'è tutta l'acqua che è venuta giù, avete visto l'acqua che è venuta giù? La zia, ecco, la centrifuga adesso. A parte gli scherzi, vi aspettiamo tutti al Politeama martedì 27 e mercoledì 28. E venite che non vi pentirete! Lo spettacolo avrà inizio ogni sera alle ore 21:15. Per info e prevendite è possibile contattare il botteghino del Politeama di Fano o visitare il sito del Guitto.